Barber Story. Noi qua le storie ve le raccontiamo. Venerdì 2 di dicembre in diretta su Radio City Bar da Leontoni Barber Shop, corso 20 settembre. In questo venerdì col sole che si muove tra il ghiaccio e il freddo. È dicembre, dai, godiamocela così. Oggi mi tocca fare quasi tutto da solo perché il buon Pier Stazzeri è a casa ammalato, ha pagato il dazio di questi due weekend. Troveremo il modo per dialogare. Magari tu apri una diretta Facebook e la mandiamo in diretta con un'altra diretta Facebook. Niente, noi quest'oggi parliamo di una cosa bellissima, parliamo di Superabili. Superabili è un'associazione sportiva dilettantistica. Cosa fa tutto quello che ci gira intorno? Ce lo racconterà Augusto Conti, che è qui con noi ed è il presidente appunto di ASD Superabili. Abbiate grasso. Mandiamo una canzone e poi rientriamo sempre in diretta qui dalle Antonio Barber Shop e andiamo a parlare di queste Superabili. Siamo molto molto curiosi e interessati. Nel frattempo è arrivato anche il consigliere Marchello. Buongiorno Marchello. Ci chiedevano se questa mattina si fosse bucato il treno. Radio City Bar, Barber Story. Siamo passati da Carosone a Buscaglione in questa atmosfera con questo sole che ci taglia in vetrina, è bellissima. Marchello, dovrei averla cablata, microfonata. Sono cablato, Bertelli. È cablato. Buongiorno, buongiorno Marchello. Buongiorno a voi, buongiorno. Ben a tutti. Arrivato. Dicevamo appunto al barbershop. Oggi il treno ha bucato. Ha bucato. E ci spieghi, ma cosa succede quando un treno buca? Comincia a vibrare tutto, poi a un certo punto tu sei a metà tra una stazione e l'altra e si ferma, basta. Okay. Scendiamo tutti ed è l'esodo. E il cambio ruota come avviene? Il cambio ruota è pesantissimo perché c'è una persona molto robusta che solleva proprio un vagone e altre due cambiano la ruota, anche quella di ghisa, per cui la cosa è abbastanza complicata. Non è semplicissimo e dura un po' di tempo, ecco. Abbiamo qui oggi Augusto Conti, presidente di ASD Superabili Abbiate Grasso, al quale a questo punto io, considerato che Pierre è a casa malato, passo a lei la conduzione tecnica, le curiosità e tutto quello che vogliamo sapere da Augusto e da questo bellissimo mondo che si chiama Superabili. A voi, prego. Grazie regista. Allora, Augusto si occupa di una cosa bellissima, cioè di far fare sport a qualunque persona, a qualunque livello. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo sport non deve presentare delle barriere, vero Augusto? Ci chiamiamo Superabili, infatti il gioco di parole mi sembra anche abbastanza evidente, no? Noi siamo sempre posti con l'idea di che qualsiasi barriera, qualsiasi ostacolo possa essere superabile, quindi abbiamo giocato proprio con la parola superabile. Quali sono le attività che possono fare, diciamo così, le persone che vengono presso di voi o comunque i vostri associati? Attualmente le attività che noi proponiamo in prima persona sono calcio a 5 per disabilità intellettiva, facciamo nuoto per disabilità intellettiva. Abbiamo anche un corso di acquaticità per bambini, quindi anche questo è importante, bambini dai 6 anni in poi, che possono avvicinarsi anche prima all'acqua e poi a un'attività sportiva vera e propria con il nuoto. E poi da un po' di tempo ci occupiamo di boccia paralimpica. La boccia paralimpica è proprio l'essenza che tutti possono fare sport, perché è rivolta a disabili fisici gravi e gravissimi, quindi parlo di sclerosi multiple, quindi anche malattie degenerative, e tutti possono fare sport, anche muovendo soltanto la testa o un dito. Bellissimo. Questa, sì, una figata. E questa la facciamo a, per esempio, Magenta, all'Università Bicocca e a Sesto San Giovanni. Questo per dire che siamo partiti da Abbiate Grasso nel 2010, ma il nostro territorio si è anche un po' ampliato, quindi ricopriamo un bel pezzo dell'Interland Lombardo. Perfetto. Ho chiesto quanti sport facciamo e ti ho detto questi. Noi tra l'altro poi ci appoggiamo anche delle altre realtà che sono, che ne so, già esistenti sul territorio per inserire magari dei nostri ragazzi. Questo è molto bello e importante perché si trovano a contatto con tutta anche un'altra realtà, no? Soprattutto riescono a fare lo sport che vogliono fare. Quando noi non ci arriviamo, che ne so, appunto noi ci occupiamo di alcuni sport ma non di tutti, diciamo che la cosa che mi viene in mente è che per loro è importante non solo da un punto di vista motorio, ma anche perché imparano e vivono una nuova socializzazione, vero? Perché il rischio di delle persone che possono avere dei problemi è quello magari di chiudersi in se stessi. Qualcuno può vedere magari come una ghettizzazione, sport solo per disabili. Non è così, cioè, perché comunque sono a contatto con tutto un mondo. Certo. C'è veramente un grosso movimento dietro.
Va bene, salutiamo tutti, rientriamo a breve con Superabili e considerate le condizioni atmosferiche e la bellissima luce che filtra dalla vetrina del Leontoni Barbershop, vi dedichiamo la prossima canzone. A tra pochissimo, Radio City Bar, Superabili. Quello che resta del sole. Niente, rilascio la parola al consigliere Marchello in compagnia, ricordiamo, di Augusto Conti, presidente di Superabili. Oggi parliamo di questa cosa bellissima, Superabili, lo dice la parola, Radio City Bar. Allora, parlavamo con Augusto del fatto che la sua attività è quella di poter offrire delle attività motorie di qualunque tipo a qualunque tipo di disabilità, possiamo dirlo. Quindi non soltanto, appunto, come dicevi, come ricordavi prima, un'attività motoria, ma c'è tutto poi un mondo attorno, quindi un mondo fatto di relazioni, no? Ecco, lo sport non dico che sia la panacea di tutti i mali, però certo, sicuramente può aiutare a uscire, a rimettersi in gioco. Quindi noi lo facciamo, sì, noi puntiamo tanto sui giovani, sui bambini. Fai conto che quando io ho iniziato a fare sport con i disabili tanti anni fa, arrivavano tutti già abbastanza di una certa età, già abbastanza anziani. Ti dicevo, comunque non c'erano tanti bambini, invece adesso vedi che si avvicinano sempre di più al mondo dello sport, già bambini, noi abbiamo bambini di 6 anni, quindi questo vuol dire che i genitori sono già molto più predisposti a far fare sport, capiscono l'importanza di entrare a far parte già di un circuito, cioè di socialità. Di... Ma può capitare che siano i genitori a volte bloccati, perché non dico che si vergognino, a volte il lavoro grosso magari lo fai anche con i genitori, cioè l'idea comunque è che si debbano magari anche fidare, no? Perché il senso è quello che magari possono aver paura che si possano far male? Sì, o a volte di fidarsi e dire vabbè, ok, te lo affido, certo, 2 ore, ma è normale per chiunque abbia figli. Però quando capisce quanto è bello, l'importanza di tutto, si affida completamente, lo lascia andare ed è anche un momento di sollievo, se vuoi. Quanto può essere per voi utile, per esempio, la promozione che vi viene fatta anche da eventi come le Paralimpiadi, che volta dopo volta sembra che stiano avendo un eco sempre maggiore, vero? Allora, per noi è importantissimo, nel senso che di solito l'anno delle Paralimpiadi è sempre un'annata meravigliosa, perché comunque parlano tanto di noi, no? E quindi si vedono cose che normalmente non vedi. Sai cosa succede però? Che dopo qualche mese tutti se ne dimenticano. È una figata vedere cosa riescono a fare, vengono trattati a volte come supereroi, certo, finiscono in prima pagina sui giornali. Ecco, già adesso inizia a parlarsene meno, l'estate prossima. Certo, magari a Rio si parlava degli Zanardi, dei Bebevio, che comunque sono esempi positivi perché ti dimostrano come tu possa superare quelli che sono i tuoi ostacoli. Una maggiore autostima. Noi facciamo magari più fatica a trovare dei volontari. Certo. E questo dici, cavolo, noi ci alleniamo, che ne so, col calcio 2 ore alla settimana. Cosa sono 2 ore alla settimana? Rubate un paio di ore ai social network, siate volontari superabili. Col prossimo la parola brano altro. Alziamo il tiro della mattinata, perché qua si sta alzando il sole, io ho un caldo incredibile. Sembra di essere tropici. È ragione. Bellissimo. Va bene, con la prossima muoviamo un po' il culo, come si dice in questi casi. Va bene, bentornati RadioCityBar.it. Voce e tempo Augusto Conti e consigliere Marchello. Allora, prego. Stavamo dicendo con Augusto che il grande problema che loro trovano è quello dei volontari. Chiunque può fare il volontario. E in questo momento noi ci siamo, scusate se vi interrompo, ci siamo collegati attraverso Facebook con Pier Stazzeri, che ci saluta da casa. Che ciao Pier. Purtroppo è malato e ci sta seguendo, ma è anche lui in diretta su Facebook e noi lo stiamo guardando in diretta su Facebook. Ciao ragazzi, sono qua in console, vi sto seguendo, siete bravissimi. Marchello non lo beccherete in fallo neanche a impegnarvi tantissimo. Ciao Augusto, sei splendido, sei una persona veramente favolosa. Io ogni volta che penso ai Superabili, ogni volta che penso al lavoro che fai te, ogni volta che penso ai nomi che avete fatto, che sono quelli più riconosciuti dalla popolazione, che sono la Bio e Zanardi, vi dico la verità, il vero disabile mi ci sento io. Io mi sento un disabile quando vedo che cosa fanno queste persone come noi alla fine, che hanno voglia solo di fare sport, di divertirsi. Bertelli, sta andando tutto bene, ci sto mancando, ma ragazzi mi fido talmente tanto di voi che posso continuare ad asciugarmi il moccio che mi scende dal naso da
5 giorni a questa parte. Grazie mille ragazzi. Abbiamo sentito in diretta le parole di Pier Sazzeri che ci salutava da casa perché abbiamo fatto un giochino adesso. Rientriamo con Augusto di Superabili e il consigliere Marchello. Un attimo, ma è un messaggio del Pier. Mi ha detto di dirti un forte abbraccio a Gaia. Ah sì, Gaia certo, sì. È una nostra giovane atleta abbiatense che ha una disabilità fisica abbastanza importante, ha 10 anni e ha iniziato a fare quello che ti dicevo prima, la boccia paralimpica. Ah. E Gaia è una promessa, è una promessa per il futuro, perché la boccia paralimpica poi è uno sport paralimpico. Quindi in prospettiva potrebbe andare... Vedi che mi sto toccando dappertutto. No. Però il senso è quello che soprattutto lei vinca la sua sfida nei confronti della vita e della socialità. Esatto, poi l'Olimpiade è un più. Sì, quello è un sogno, però è giusto anche che ci siano, no? Delle ambizioni. Poi non tutti devono per forza arrivare, certo, a vincere la medaglia d'oro, ad ambire, ad andare alle Paralimpiadi, a essere il super campione. Non è questa l'essenza. Poi l'essenza, come dicevi tu, è superare l'ostacolo, la barriera. Sì, è comunque esserci, essere io il protagonista di quello che voglio fare. La prossima continua ad accompagnare questa bellissima giornata di sole in vetrina, al caldo, a Leontoni Barbershop. A tra pochissimo, radiocitybar.it. A tra poco. It's wonderful, I dream of you. Bentornati, stiamo parlando di una cosa bellissima, di un'amicizia in comune. Io direi di fare questo racconto, è interessante perché dà l'idea di come a volte il primo approccio possa essere un po', no? Conosciamo in questo caso le persone in questione, certo. Chiameremo quei loro nomi, le persone coinvolte. Sì, non ce li inventiamo. Non ce li inventiamo, non ce li inventiamo perché poi è una storia vera e quindi è bellissima. La lasciamo raccontare ad Augusto. Partiamo dal saluto del Pier. Perché Pier ha salutato Gaia, no? E Gaia è donnina di 10 anni, stavo raccontando appunto l'aneddoto di come ci siamo conosciuti. 4 anni fa l'ho incontrata, la vedo che passa con la mamma, lei ha una carrozzina elettrica, sfreccia per Abbiate Grasso, vedo questa bambina e allora mi sono avvicinato alla mamma dicendo chi ero e che cosa facevo, quindi e ho visto subito la mamma che mi ha guardato come dire ecco questo qua, e comunque va bene, avevamo parlato 2 minuti e io avevo lasciato il mio biglietto da visita. È successo che tipo l'anno scorso, un anno e mezzo fa, mi ha telefonato poi il papà di Gaia, no? Michele. Aveva ritrovato, mi ha letto il bigliettino. Il biglietto e aveva visto, credo, sul giornale. Gli è venuto in mente, quindi mi ha contattato. E mi ha detto, guarda, ci trovati 4 anni fa, così. Ed è nata questa cosa. Allora, adesso attualmente Gaia è veramente molto brava. Ha iniziato con la boccia paralimpica, si allena a Magenta. Una promessa. Soprattutto ha trovato anche, vabbè, Gaia ha tante altre amicizie, ha una vita sociale comunque sicuramente intensa. Però questo è un altro tassello che si aggiunge, certo, capito, a una vita un pochettino più ricca di sfumature. Però il senso è che tutto è nato da una casualità, e poi sì, da una casualità è nato invece quello che è una grande passione. Che è una realtà, perché poi adesso i nostri atleti della boccia parteciperanno sabato e domenica prossima, quindi 10 e 11 di dicembre a Padova ci saranno i campionati italiani di boccia paralimpica, quindi vuol dire anche lì, non so, mettere la stessa tuta, fare la trasferta, dormire fuori, quindi bello. Ma ricchezza, diciamo, è allo stesso tempo l'esempio portato dalla volontà del disabile in questione, perché abbiamo parlato di addetti, abbiamo parlato di volontari, abbiamo parlato di circostanze, però ascoltandomi mi viene da dire questa cosa, parlavamo appunto di chi non ha la possibilità magari di svolgere una vita normale a prescindere dalla propria disabilità, e non solo, magari per le condizioni in cui vive ci sono anche realtà purtroppo dettate dall'evoluzione del mondo dove ancora lottiamo con delle barriere architettoniche che bloccano tutto. Ecco, un esempio per gli addetti sarebbe di dare un occhio alla volontà di un disabile nei confronti di una sfida o di un percorso sportivo o di una vita normale come gli altri. Pigliamo come esempio quello e mettiamolo in condizioni, perché oggi penso che l'esigenza primaria del volontariato è una manodopera che hai bisogno per poterti muovere, sì, per poterti muovere, perché ci sono tantissimi disabili che potrebbero essere più autonomi di quello che sono, però purtroppo le condizioni non te lo permettono. Certo. Questo, ecco, l'esempio da prendere, prendiamo la loro volontà e mettiamo tutto insieme, che è una bella cosa. Ringraziamo Augusto Conti che è stato con noi. Grazie, questa diretta bellissima. Grazie a voi. Consigliere, è stata una puntata bellissima. Bellissima. Ricordiamo sempre
mettete nel vostro vocabolario esistenziale le parole altro e diverso e sicuramente avrete una vita un po' più ricca. Ci auguriamo di avere sostituito degnamente il conduttore Piastalseri. Grazie a tutta la famiglia Leontoni Barbershop, grazie ancora Augusto Conti a Superabili, consigliere Marchello, è andata tutto molto bene, siamo a 58 minuti di trasmissione, abbiamo iniziato puntuali e stiamo finendo con un minuto e mezzo di anticipo. Ringraziamo ancora tutti, buona giornata, buon fine settimana, radiocitybar.it, Barber Story, dove le storie ve le raccontiamo, da Leontoni Barbershop. Buon weekend a tutti. A tutti, ciao, grazie. Ciao. State ascoltando Radio City Bar, l'unica radio che trasmette al di qua e al di là della ferrovia. www.radiocitybar.it. Basta un click.